Come ogni anno, pienone di gente davanti alla loggia del municipio di Pordenone e in un lungo tratto di Corso Vittorio Emanuele. Oltre 5.000 le cartelle vendute per la tradizionale tombola dell'8 settembre, che si svolge in città da oltre 67 anni. Si svolge da prima, subito prima della Seconda Guerra Mondiale. Si continua a farla perché a Pordenone, nonostante la modernità, nonostante le crisi, la crisi eccetera, viene ancora sentita profondamente dalla gente, dalla città stessa, e noi ci stiamo impegnando per poter continuare a mantenere questa iniziativa. La festa è cominciata alle 17.30 con la Filarmonica Città di Pordenone, diretta dal maestro Didier Ortolan, con la musica intervallata dagli sketch del duo comico dei Papu. Perché ormai potremmo mettere nel nostro logo i Papu dal secolo scorso, dalla fine del secolo scorso ancora vivi i Papu, non si sa ancora per quanto. Presente alla manifestazione anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Oggi è una giornata bellissima, c'è una grande serenità qui davanti alla loggia del municipio, ci sono i Papu che hanno questa grande abilità nel farci sempre ridere. Comunque dimentichiamo un momento, no? Interrompiamo la nostra quotidianità, e grazie alla società operaia che questa cosa lo organizza da tanto tempo, proprio per dare alla città ogni volta questo momento dello stare insieme. Al solito grande divertimento per tutti e ovviamente appuntamento a quella del prossimo anno. Ulteriore applauso va fatto al personale operaio del magazzino comunale di Pordenone che, dopo aver montato il palco e spostato circa 850 sedie, al termine della manifestazione ha provveduto immediatamente allo sgombero della strada, evitando così di disturbare i residenti nelle ore serali.